in realtà nella chiesa primitiva il Natale era il 6 gennaio, veniva festeggiato, non vi faccio tutta quanta la storia, soprattutto in Oriente veniva festeggiato il Natale, la nascita di Gesù, il battesimo di Gesù nello stesso giorno, che era il 6 gennaio, la mattina si festeggiava la nascita di Gesù e la sera si festeggiava il battesimo di Gesù. Poi per tradizione, per altre cose, ci ho scritto un saggio sopra per spiegare perché si è deciso poi alla fine di tornare indietro al 25 gennaio, c'è una cosa molto complicata da fare. Però diciamo che in questo momento ci sono comunità al mondo che festeggiano la nota di Gesù il 6 gennaio, ovvero fra 3 giorni. E per cui noi abbiamo appena lasciato il Natale, molte delle nostre case hanno già ancora all'interno della propria casa tutti quanti gli addobbi, tutte quante le decorazioni, e molti di noi già hanno pure il presepe. Nel presepe ci sono, in qualsiasi presepe che si rispetta, ci sono delle immagini che sono sfornano all'interno dell'ambientazione bucolica, con le pecorelle, con i monti. Ci sono questi bei tre tomi che nella tradizione si chiamano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, non si chiamano in quella maniera, perché non erano quelli nomi, gli è stato dato per tradizione, non erano tre, ma erano probabilmente molti di più. E fra 3 giorni proprio ci sarà la festa che ricorda l'Epifania, che ricorda l'arrivo di questi sapienti, di questi magi che portano dei doni. E oggi vorrei proprio parlarvi di doni. E lo vorrei fare in una maniera particolare, raccontandovi una favola. La favola di una mano e di un... Prossima. E oggi ti faccio lavorare. E di un cuore. Prossimo, bene. C'era una volta una mano che aveva tanto bisogno di pace e di riposo. L'aveva cercato in tanti posti. L'aveva cercato nel lavoro, oppure nei soldi, e qualche volta anche nel sesso. Ma senza trovarlo. Fu così che questa mano si mise a riflettere su quello che aveva fatto e scrisse queste cose. Io intrapresi grandi lavori, mi costruì case, mi piantai vigne, mi feci giardini e parchi e mi piantai alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruì stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greggi e armenti per numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai l'argento, oro e ricchezze di re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne in gran numero. Questo è un passo di Ecclesiaste. Ecclesiaste, capitolo 2, versetti 4 e 8. Ritorniamo alla nostra storia. Ma la mano non aveva trovato la pace e il riposo in tutte queste cose. E allora aggiunse, Ecclesiaste 2:11. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevano sostenute per farle, ed ecco, tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Prossima. Il cuore guardò giù e ascoltò le parole della mano e urlò forte a lei: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice il Signore Dio. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. Il cuore decise di dare un dono alla mano, qualcosa che portasse quel significato che la mano stava cercando nella sua vita, e di rivelarglielo in una maniera speciale. E questo vi sarà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Era un segno, ma la mano non comprese quel segno. Ci vollero dei saggi, dei sapienti,
per rivelarvelo. Epifania si significa appunto rivelazione, è quel padre che rivela il suo amore. Il giorno dell'Epifania, in quel giorno, arrivarono molti, queste persone, questi sapienti, arrivarono a Gesù, e questo giorno ci ricorda che Gesù fu trovato dai sapienti e che i doni che portavano quei sapienti erano doni che hanno rivelato il destino di quel bimbo. Ricordate quali erano, vero? Oro. L'oro si donava ai re e si dona tutto ai re. L'oro è un metallo stabilissimo, si usa per tantissime cose. I migliori conduttori elettrici, vero Matteo, sono fatti di oro, perché è un super conduttore. È immutabile, non muta colore negli anni. Questo è chi è Gesù, la cosa più stabile al mondo. Lui ha detto: io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Gesù è colui che non cambia. Il secondo regalo qual era? L'incenso. Il Salmo 141, versetto 2 dice: la mia preghiera sia in tua presenza come l'incenso. L'incenso si usava nei templi, e si usa tuttora nei templi, come rappresentazione grafica delle preghiere che salgono verso Dio, che sono come un profumo, che è il profumo dell'incenso, le preghiere per Dio. Nel Tempio, nella parte più interna del Tempio, quello che si chiamava il Santissimo, il Sancta Sanctorum, abbiamo detto più di una volta, potrebbe entrare il sommo sacerdote una volta sola e una volta all'anno. Era l'unico che poteva entrare dentro quel posto per parlare con Dio. Questo è ciò che ha fatto Gesù: entrare nel luogo santissimo, alla presenza di Dio, e pregare e intercedere per noi. Paolo dice questo in Romani 8, versetto 34: Cristo, Gesù, è colui che è morto ed ancora di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede presso di noi. Infine, l'altro dono era la mirra, che nessuno sa che cosa sia. La mirra è una resina antica. Veniva utilizzata la mirra per essere spalmata sul corpo delle persone, così che i batteri che provocano la putrefazione fossero azzerati, fossero uccisi, e il corpo non andasse in putrefazione puzzando, ma anzi dando un odore piacevole, così che le persone che visitandolo potessero vedere il morto come se fosse ancora vivo e forse più profumato di quello che era in vita. Questo è quello che ha fatto Gesù: uccidere per sempre il batterio della morte che fa marcire l'anima, vincere la morte, così che i nostri corpi diventino un profumo soave per il Signore, per il nostro Padre. Sempre Paolo dice così in 2 Corinzi 2,15: noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Epifania significa rivelazione, rivelazione di tutto ciò che Dio ci ha donato, di tutto quello che Dio ha fatto per noi, di quel cuore che ha donato tutto questo. Ma sapete, io sono abbastanza in là con gli anni, e quando ero bambino mica c'era il Babbo Natale, era l'Epifania, era il giorno dei doni, era il 6 gennaio. Non c'era Babbo Natale, ma la Befana. E lei, a differenza di Babbo Natale, non portava doni a tutti quanti. Vi ricordate? Portava i doni soltanto ai bambini buoni, soltanto a quelli che si erano comportati bene, agli altri carbone e cocce d'uovo. Noi bambini chiedevamo i doni alla Befana, non al Babbo Natale, e non era lei a decidere se ce li avrebbe portati o meno, ma era il comportamento, la nostra mano, la nostra bocca, le nostre azioni, i nostri pensieri nei 365 giorni precedenti, che avrebbero determinato se avevamo diritto al dono o no. O almeno così ci raccontavano i nostri genitori. Tutto dipendeva da come avevamo usato le nostre mani, i nostri pensieri, le nostre parole durante l'anno trascorso. Ormai non siamo più bambini, no? Ormai non siamo più bambini, ma continuiamo a vivere in attesa. In attesa di che cosa? In che cosa vivono le persone?
in attesa di avere quei doni d'amore che tanto bramiamo. Gesù si è rivelato al mondo per dirti: eccomi, eccomi, sono arrivato, eccomi qua, e sono stabile, prego per te e guarisco la morte. Questo è quello che sono, ma tutto dipende da come useremo la nostra mano. Come metterai la tua mano nel 2021? Con quale mano, in quale atteggiamento ti appresti ad accettare il dono di Gesù nel 2021? Puoi fermarlo, ok? Non farlo entrare, impedire che cambi la tua vita, cercare di fare da te per incredulità, tanto Gesù queste cose non le può fare perché è meglio che le faccio io, oppure perché te ne vergogni, sì, adesso vai a raccontare alle persone che io credo in Gesù, meglio fu come fare, come fa tutto il mondo fa, come tutto il mondo pensa e tutto come il mondo dice, è tanto più facile. Oppure puoi schiacciarlo, metterla assieme a tutto quanto resta, immaginatevi che è una valigia e tu tenti di schiacciare Gesù, di comprimerlo finché tutto quanto entri dentro, in mezzo alle mille altre cose ci sia anche Gesù, e sperare che ti dia pace, serenità e amore compresso lì dentro insieme a tutto quanto il resto. O infine puoi rifiutarlo, far finta che non sia importante per te, che non abbia a che fare con te. Ora, se hai deciso di fermarlo, di non farlo entrare nella tua vita del 2021, questo è quello che ti dice oggi. Luca 10, versetto 16, la seconda parte. Chi rifiuta me, rifiuta colui che mi ha mandato. Se tu sei alla ricerca di Dio, se sei alla ricerca di motivazione del tuo vivere, se tu rifiuti Cristo, stai rifiutando il motivo per cui è venuto darti la possibilità di trovare Cristo, di trovare Dio e di avere effettiva soddisfazione della tua vita. Se la tua tentazione è quella di metterla insieme con tutto il resto, a schiacciarlo dentro fino a che ci entri tutto, fino a che c'è posto, perché pensi che lui da solo non è abbastanza, che ti servirà Gesù e Gesù è il tuo lavoro, Gesù è la tua famiglia, Gesù è le tue amicizie, Gesù è il tuo qualsiasi cosa, è i tuoi soldi. Ascolta quello che ti dice oggi. Matteo 6, 33, 34. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose ti saranno date in più. Non siate dominanza per il domani, perché il domani ti cura di se stesso. Gesù ti sta dicendo: io non devo essere tra le altre cose, io devo essere sopra di altre cose in questo 2021. Oppure, se vuoi completamente tagliarlo fuori, dire che non esiste, che non è influente per la tua vita, sei ancora in tempo per decidere affinché lui non faccia quello che ha promesso. Matteo 10, 23. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io mi rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Quando ci sarà il giudizio, tutti quanti passeremo davanti, ci saranno persone che diranno: sì, a te ti conosco, sì, a te ti conosco, a te non ti conosco. Abbiamo girato la mano in tutte le posizioni, vero? Manca una rotazione. Quella più importante, quella giusta con cui accogliamo. Possiamo fare tutto quello che abbiamo visto, oppure può decidere di accettare quel dono, di accettare quel dono d'amore. Apocalisse 3, versetti 20 e 21 dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono. Ed anch'io vinto mi sono seduto con il Padre mio sul trono. Immagina la disabiente, erano degli scienziati, ma non ti serve essere sapiente o scienziato per capire il dono che il cuore di Dio ci ha fatto. Lo devi semplicemente accettare. Questo dono ci è stato rivelato nell'Epifania, nella rivelazione di Cristo.
quando Cristo si è manifestato, che la vera Epifania verrà 30 anni dopo, quando con il battesimo Cristo inizierà la sua predicazione e il suo andare a raccogliere le pecore in terra. Con quale mano accogli il dono di Cristo nel 2021? Con una mano che ferma? Con una mano che schiaccia? Con una mano che rifiuta? O con una mano che accetta? Che accetta l'amore di Cristo, l'amore di Dio incarnato in Cristo Gesù. Tutti quanti sperano che il 2021 sia migliore, perché dicono: non è possibile avere un anno peggio del 2020. Noi vogliamo un anno migliore. Tutti sperano che la pandemia finisca, tutti sperano che l'economia riprenda, tutti sperano che potremo finalmente di nuovo abbracciarci, andare al ristorante, andare in gita, andare a fare tutto quello che eravamo abituati a fare. Tutti quanti sperano questo giustamente, ma mi spiace dirti, che ciò che accadrà in quest'anno che viene non dipende solo dagli scienziati e dai politici, una buona parte, nemmeno tutta quanta, e nemmeno non arriva nemmeno al 50%. Molto di quello che accadrà nel 2021, lo sai, dipende da come metterai la mano per accettare il dono d'amore che Dio ti ha mandato attraverso Gesù. Se tu accetterai quel dono d'amore, se tu ti affiderai durante questo 2021 a Gesù, se tu accetterai e non comprimerai, non fermerai e non rifiuterai il dono d'amore, il tuo 2021 sarà un 2021 benedetto qualsiasi cosa accada. Ultimo versetto. Romani 8, 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, perché siamo bravi, perché siamo sapienti, perché abbiamo gli scienziati, perché abbiamo i migliori politici, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Andiamoci a pregare. Grazie Signore, grazie a Dio del dono d'amore che ci hai fatto, grazie dell'Epifania, della rivelazione di questo tuo amore per noi. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose insieme a me nel tuo cuore. Signore, io in questo 2021 non voglio avere una mano che fermo, non voglio fermare il tuo amore. E non voglio nemmeno schiacciarlo insieme a tante altre cose, ma voglio che il tuo amore sia il condimento di tutto quello che io faccio durante questo 2021. Che sia la luce che illumina tutto quello che saranno le mie azioni in questo 2021. E Signore, non voglio rifiutarti, ma io voglio accettarti. Voglio accettare il dono d'amore che tu ci hai fatto in Cristo Gesù. E Signore, io mi impegno a pensare prima di agire, al fatto che io sono più che vincitore non per quello che faccio di bene o di male, ma perché sono in Cristo Gesù. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore.